Uno dei grandi dell'architettura italiana del Novecento, in assoluto il più grande maestro dell'architettura moderna italiana, l'ha definito Alessandro Mendini. Franco Albini meritava anche lui la sua mostra all'Hotel des Galifées, dopo quella dedicata a Gio Ponti nel 2013, a Vico Magistretti, a Carlo Mollino, si conclude così la quadrilogia dell'Istituto di Cultura con una mostra dedicata all'architetto milanese inventore del moderno. Inaugurata il 3 marzo, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 maggio ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Franco Albini di Milano e col sostegno di Cassina, che ancora oggi continua a produrre i mobili disegnati dal grande architetto. Franco Albini è considerato uno dei maestri del design italiano, ma è giusto dire che per questi maestri che dagli anni 30 agli anni 60 hanno segnato il design italiano nel mondo, il discorso limitato alla parola design forse può risultare troppo chiuso, perché la storia loro vede il lavoro dell'architetto sempre come un riferimento centrale. La loro cultura urbanistica li porta sempre a vedere il contesto delle cose che disegnano. La cosa interessante del design italiano è che spesso sono pezzi nati come pezzi unici per alcune situazioni, ma con un'attenzione a far sì che questi oggetti diventassero poi, come delle affinità elettive, oggetti che si sanno legare in tanti contesti. L'opera di Albini è significativa perché ha seguito e ha inventato, come dire, il moderno, tra virgolette, cioè ha partecipato, anzi costruito, negli anni 20, 30, 40, la rivoluzione del moderno, che assieme agli artisti, ai pittori, agli scultori, ai grafici dell'epoca, ha portato avanti un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di leggere la realtà e di rappresentare la realtà.